il sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga in vela, costringere a pensare al fallo. Il loro primo tiro in porta di oggi. Era troppo lontano per poter impensierire seriamente il portiere. Castrovilli ci mette il fisico e conquista il pallone. Dunque rimessa laterale. Foden di forza, non impensierisce la difesa. C'è un bel pallone per... Prova la conclusione! Rete! Il Napoli ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Hanno trovato subito il gol del vantaggio. E adesso avranno più spazi. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. La gioca in profondità. Prova a sfondare, ci prova. Sepe la toglie dalla porta. Il Napoli ha prevalso. L'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate, i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Pezzella. Palla in avanti, verso il compagno. Il Napoli è già referto. E ora ha una solida base di partenza in questa gara. Sono in vantaggio, ma la gara è ancora lunga. Ora devono fare attenzione a... Che tentativo! Palla che quasi sfiora il palo di sinistra. Buon tentativo comunque il suo. Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. Il Parma reduce da una prestazione deludente, che i tifosi della stampa imputano soprattutto alla tattica scelta dall'allenatore. Le critiche fanno parte di questo mondo, gli allenatori, tutti gli allenatori ci sono abituati. In questo caso, devo dire la verità, Fabio, mi trovano anche d'accordo, perché il modo in cui ha messo in campo la squadra non mi ha assolutamente convinto. Un intervento impeccabile! Ha tentato l'azione personale. Calcio di punizione per il Parma. Foden. Fallo, nessun dubbio. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. Il portiere c'è. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Gioca una palla lunga. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Vuole la profondità. Ecco Gervinho col pallone. Cerca l'uomo là davanti. Prova la giocata di misura. È riuscito a passare. Lontana, grande intuizione la sua.
giocarla in profondità. Il portiere la calcia lontano. E sarà rimessa con le mani. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Ecco il tiro! Ce l'hanno fatta! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Foden, ricordiamolo, ha portato a casa la terza rete nella stagione. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Bella apertura. Bruno Alves. Tentativo in avanti, lungo. Il portiere la spedisce su. Jacoponi. Decidono di giocarla all'indietro. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Prova la giocata di Fino. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. La mette in avanti. Da lì può concludere. Attenzione! E il portiere dice di no. Questo errore potrebbe essergli fatale. Ecco il tiro! Non si fermano più, ancora a segno! Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Grande tiro al volo, assolutamente imparabile. Gran gesto tecnico, sapeva già dove sarebbe arrivato il cross e ha colpito benissimo al volo. Tre. Primo tempo che si conclude dunque qui. Si è vista una sola squadra in campo, ma anche così non si può dire che questi primi 45 minuti siano stati noiosi. Siamo solo a fine primo tempo, ma come ti piace dire, Fabio, hanno già messo la gara in ghiaccio. Non hanno avuto alcuna pietà delle debolezze degli avversari. 3-0 all'intervallo, adesso dovranno più che altro gestire la gara. Il direttore di gara ha dato via la seconda frazione di gioco. Politano. Prova a verticalizzare. Azione fallosa, nessun dubbio. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Foden non sembra contento, ma l'allenatore non poteva rischiare un secondo cartellino e restare con un uomo in meno. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Kučka. Ennesima palla recuperata. Calcio di punizione per il Parma.
il portiere si oppone. Splendida respinta. Questa volta davvero esagerato, non aveva proprio speranze di segnare da lì. Ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. E toglie la palla dalla zona rossa. Cerca un'azione veloce. Guadagna metri. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Palla in profondità per il compagno. Trova il compagno. Conclusione. Ed eccolo il gol. Ecco il gol. Siamo spettatori di una gran goleada. Non sembrano saziarsi. Proprio nell'angolo. Il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Partita saldamente nelle loro mani. Lungo pallone in avanti. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Politano si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Jacoponi. Momento un po' confuso della gara, le due squadre non riescono a costruire. Occasione da rete. Il pallone è uscito sulla sinistra. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Manca proprio qualità nel palleggio. Il mister non sarà per niente contento. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Napoli non brilla per capacità di possesso di palla in questa occasione. Lancio lungo del portiere. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Prova a tirare. Che gol incredibile! Un tiro eccezionale! Non si fermano più. Gli avversari hanno il volto della disperazione. Fabio, stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza reti. D'altra parte nessuno degli avversari glielo sta impedendo. Ormai sembra una partitella d'allenamento. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Stava per arrivare addirittura il sesto gol. Beh, la caparbietà non gli è mancata, con vari difensori addosso non poteva fare molto di più. Salta e colpisce di testa. Ha sparato alto. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Vedo una difesa cauta che lascia anche qualche metro. Ma perché questa marcatura leggera, secondo te, Luca? Per non attaccare troppo. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questa è l'ultima, amico mio. Colpisce il pallone, palla dentro, c'è il gol! Continuano a infierire su una difesa che fa acqua da tutte le parti. Beh, devo dire che non mi aspettavo una simile batosta, ma bisogna comunque rendere onore al merito degli avversari. Hanno giocato una gara fantastica. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Gioca una palla lunga. Castrovilli. Politano.
scodella in avanti. Ecco un'occasione di contropiede. Politano! Gervinho è arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla dentro. Sicuri in fase di palleggio. Gioca con un pallone lungo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Politano. Chance per tirare. L'ha colpita davvero bene. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarlo. Solamente 5 minuti e sarà tutto finito. L'avversario ha avuto la meglio. Cerca spazio. Occhio alla conclusione. E il portiere blocca sicuro. Kuzka commette un'infrazione prontamente sanzionata dall'arbitro. La mette in avanti. Palla in avanti verso il compagno. Recupero lungo, 5 minuti. Inglese. Lungo passaggio in avanti. Buona la sua progressione palla al piede. Opta per il lancio lungo. Da lì può segnare. La butta in mezzo. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. C'è la palla lunga in avanti. Prova il colpo. Cerca il... Sepi, la toglie dalla porta. Bella parata. E va a colpire di testa. Fuori non di molto. Arriva anche il fischio dell'arbitro. Stavano per trovare il gol proprio alla fine. Non ce l'hanno fatta.
Benvenuti al penultimo atto di questa competizione. L'atmosfera dentro lo stadio è elettrica. Entrambe le tifoserie si aspettano il massimo dalla propria squadra. Sono fiduciose che i propri idoli dello sport possano alzare il trofeo in caso raggiungessero la finale. Le formazioni sono in grande spolvero, pronte a regalarci una partita da ricordare. Il traguardo si avvicina, le forze di certo non possono venire a mancare. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Come sempre accade, meno partite restano per l'assegnazione di un trofeo, più cresce l'entusiasmo degli appassionati. Sai Fabio, una semifinale può dimostrarsi più insidiosa di una finale per certi versi. Sei a un passo dal grande appuntamento, stai per realizzare un sogno e il pensiero può farti tremare le gambe. Qui però scendono in campo i veri professionisti. Questi ragazzi hanno tutti i mezzi per scacciare via dalla testa le conseguenze che può avere questa partita. Diamo il via alla partita. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Buffon è uno dei migliori di sempre nel suo ruolo. Il modello del portiere moderno. Imponente fisicamente, atletico e veloce nelle uscite. Il suo sguardo concentrato dimostra che è sempre sintonizzato sulla partita. Segnare un gol contro di lui non è mai facile. E guarda, stavo pensando proprio a lui, è fondamentale per questa squadra. Occhio, può andare! Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Filtra la palla in profondità. Palla al centro. Ottimo disimpegno, la spazza via. Rabiot. Chiellini. Mostrano un buon controllo del gioco. Morata. Lotta a perdere equilibrio. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Arthur. Partita un po' sonnolenta finora. Cuadrado. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Prova a verticalizzare. Tocco preciso. È riuscito a passare. Con parata di Buffon. Grande salvataggio da parte dell'esterno difensore. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Cerca l'uomo là davanti. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Rabiot cerca di pescare il compagno col filtrante. Bernardeschi. Rabiot va più in profondità. Grande occasione. Il portiere dice di no. C'è un'opportunità. E no, niente, è finito il fuorigioco. Estremo difensore, la calcia lunga. Ottimo pallone in profondità. Cuadrado.
e il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Alla peggio nello scontro di forza. Vuole sfruttare lo scappo. Prova il tiro! E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Il Napoli si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Colpisce il pallone e c'è il gol del Napoli. Prima rete per il Napoli. Un abbaglio del genere a questi livelli viene sempre punito. Hanno costretto la squadra avversaria all'errore con il loro pressing alto. Un gol cercato con la tenacia. Segna quindi la seconda rete in questa competizione. Dunque. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Calcio di punizione per la Juventus. Bernardeschi ha calciato da una posizione difficile, niente di fatto ma ha avuto coraggio. Un solo gol a referto fino ad ora è cruciale, il punteggio è quindi di 1-0. Ferma l'azione in modo falloso, si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Prosegue nella sua corsa. Prova la giocata di Fino. Fabian Ruiz. Ci prova. Ci sembra di avere il totale controllo della gara. E si è inventato una conclusione violentissima. Questo è un connubio di forza e tecnica. Un tiro imprendibile per qualsiasi portiere. Può gestire un comodo vantaggio di due reti. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Cuadrado. Riceve in ottima posizione. Pericolo. Allontana il pallone. Bernardeschi. Fabian Ruiz. Pallone lungo in verticale. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Primo tempo che finisce qui. Come ti sono sembrati questi 45 minuti? Hanno messo in evidenza la vulnerabilità della difesa avversaria con due gol in una manciata di minuti. Adesso hanno un vantaggio comodo da difendere nel secondo tempo. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Ottiene un buon calcio di punizione. Chiellini. Scodella in avanti. È in ottima posizione. Palla in avanti verso il compagno. Palla a Bernardeschi. Ecco Morata. Passaggio cerca il tiro.
L'arbitro dice che si è tuffato, secondo me ha ragione. Il giudice di gara era in posizione ottimale e non ha avuto nessun dubbio, ha preso sicuramente la decisione giusta. E riesce a spazzarla via. Chiesa. Cercano l'azione veloce. Magari avrebbe potuto creare soluzioni alternative. L'azione è sfumata così. Il Napoli si riaccolpisce. Parata di Buffon. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. La gioca in profondità. Lancia il compagno in profondità. Vede la porta. Pronto al tiro. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Ha segnato, i tifosi gli tributano il giusto applauso. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. La mette in avanti. Morata ci mette il fisico e conquista il pallone. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Arriva Cristiano Ronaldo. Riceve il passaggio. E il tocco è verso il portiere. Riesce ad allontanare. Occasione per il contropiede. Lungo passaggio in avanti. La Juventus riesce a uscire da una situazione piuttosto intricata. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Buona occasione per Bernardeschi. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Riceve un pallone interessante. Greenwood. Politano. Tenta nuovamente. E c'è ancora il gol. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Il Napoli ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Due sostituzioni, rapida successione. Paolo Dybala può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. 3-0 dunque. Danilo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. A sinistra con il passaggio. Riceve la palla. La gioca a sinistra. Se ne va. Palla dentro di Politano. Ottima pressione. Può tentare la conclusione. Palla troppo centrale, facile per il portiere. Prova a giocarla in profondità. E passa.
Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Il portiere la spedisce su. Peccato un offside da guardaline. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Difesa energica e decisa. E trova bene il compagno. E trova il compagno. Guarda, prova la conclusione. È un grande riflesso qui. Tenta di allontanare il pallone. Bella apertura. Politano! Tiro davvero da dimenticare. Fabian Ruiz oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Bernardeschi. Gioca una palla lunga. Provati. Splendida reazione del portiere. Lancio lungo del portiere. C'è la palla lunga, in avanti. Occasione, parata di Buffon. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Qui c'è, ottimo salvataggio. Il pallone spinge. Palla allontanata senza troppi complimenti. C'è il cross. È tutto. Che può bastare e fischia la fine della gara. I tifosi chiedevano una vittoria e la vittoria è arrivata. Adesso c'è grande ottimismo per il ritorno. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Saper difendere bene, Fabio.
Benvenuti a tutti, il pubblico ha già preso posto, si sta affrettando a raggiungere il suo seggiolino non troppo tardi. È qui per sperimentare in prima persona questo penultimo capitolo della competizione. La gara di andata ha regalato emozioni opposte alle due squadre, tanto che secondo alcuni esperti quella di oggi sarebbe più o meno solo una formalità da sbrigare per gli 11 in vantaggio. La sensazione però è che tra i tifosi presenti allo stadio serpeggi ancora un po' di timore, altrimenti non sarebbero qui a cantare. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. La gara di andata ci ha lasciato in eredità un risultato abbastanza netto. Sarà una passeggiata verso la finale o invece assisteremo a una rimonta che avrebbe del clamoroso, Luca? Beh, Fabio, il calcio è anche uno sport di numeri e questi gol di vantaggio sono un bel bottino. Saranno gli avversari a dover fare la partita e a giocare con una certa fretta. In questi casi puoi permetterti di aspettarli e ripartire in contropiede. Non sarà una partita a scacchi, ma piuttosto una classica gara di attacco contro difesa. Partita già in corso di svolgimento. Il Napoli arriva a questo incontro forte del vantaggio acquisito all'andata in casa e ha già un piede in finale dopo l'ampia vittoria dell'andata. Gli avversari possono solo sperare in un miracolo per passare il turno. Palla tra le linee, prova la conclusione e c'è il gol del Napoli. Doveva solo appoggiarla in porta. È stato lasciato troppo libero. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. Segna quindi la seconda rete in questa competizione. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Bonucci. Alessandro. Lungo passaggio in avanti. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Palla riconquistata immediatamente. Mette la palla in avanti. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Cerca l'uomo là davanti. Lorenzo Insigne. Il Napoli ha già un gol all'attivo, sicuramente un vantaggio su cui costruire. Il gol li pone sicuramente in una posizione di vantaggio, ora però non devono commettere l'errore di pensare solo a gestire la partita, perché di qui alla fine c'è veramente ancora tanto tempo. Alessandro prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Lancia il compagno in profondità. Pallone comodo per il portiere. Bernardeschi. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. E hanno ottenuto un'altra rimessa laterale. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Bernardeschi. Rimessa con le mani. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. C'è Lorenzo Insigne.
di testa. È stato splendido l'intervento del portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Bernardeschi. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali. Il punteggio è quindi di 1-0. Guadagna metri. Intercetta il passaggio, pericolo. Riesce ad allontanare. Rabiot. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Azione fallosa, nessun dubbio. Prova a verticalizzare. Prova a tirare. Bel tiro, ma sul portiere. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Insigne. Bakayoko. La mette in avanti. Palla in avanti verso il compagno. Gioca una palla lunga. Provano a partire in velocità. È libero di creare pericolo. Bel gesto tecnico. Colpisce. Calibra un bel pallone. Bell'anticipo, pericolo sventato. La difesa riesce a spezzare l'azione. Rimessa in gioco dunque. Castrovilli. Rabiot. Bakayoko. Ha la possibilità di andare verso la porta. La situazione si era davvero complicata. Se può colpire. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Arriva il duplice fischio dell'arbitro, si chiudono i primi 45 minuti di questa semifinale. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. Un solo gol di differenza sta decidendo il match. Petagna! Che salvataggio da parte del portiere! Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Tocca con la testa. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di nulla. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per vinto Fabio, ci riproverà. Alessandro. Bernardeschi. Rabiot. Arthur. Zielinski riconquista la palla. Prova a giocarla in profondità. Prova la giocata nello spazio. Aiai, cerca la rete. Gli nega la gioia del gol. Che parata. Non ha sbagliato nulla. All'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Oh.
Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Allarga il gioco a destra. Palla verso il centro dell'area. Buon traversone questo. È la difesa che è stata molto attenta. Può segnare da lì. Castrovilli! Conclusione sul fondo. Arthur. Bernardeschi. Il Napoli ha messo dentro quel pallone in più, ma non deve perdere la concentrazione. Cristiano Ronaldo. Cristiano! E me chiude la porta. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Pericolo in appunto al tiro. E questa è un'altra grandissima parata. Una parata davvero fantastica. Che riflessi. Radio. Cercano l'azione veloce. Petagna. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Riceve il passaggio. Pallone in mezzo. Arthur. Petagna. Vede la porta. Occhio al tiro. Beffa l'estremo difensore. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Da lì è senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Petagna. Ecco un'occasione di contropiede. C'è il tiro! Finalizzazione decisamente infelice. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Due sostituzioni in rapida successione. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Cristiano Ronaldo non riesce a servire il compagno. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. La difesa non sale, Fabio, visto? Non puntano sul fuorigioco. Ma secondo te hanno paura di farsi imbucare da lanci profondi? Sicuramente non vogliono concedere la possibilità dell'uno contro uno con il portiere. Se sbagliano un'uscita la possono pagare cara. Così prendono le misure anche a possibili inserimenti dei centrocampisti. Vediamo se può dare il tiro. Palla di Szczęsny. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Ecco il corner. C'è il gol. Parata notevole, non era facile. Palla allontanata senza troppi complimenti. Può andare in rete. La gioca in profondità. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Le
Estremo difensore, la calcia lunga. Posizione irregolare però. Bernardeschi, grande intervento, vale come un gol. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Da lì può concludere. Petagna, c'è spazio per calciare. È in ottima posizione, può concludere. E potevano portarsi sul 3-0. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare 3 gol. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. E passa. Mette in mezzo il traversone. Nessuno arriva sul cross. Castrovilli. Demiral. Non riesce a mantenere il possesso. Zielinski. L'azione con il lancio lungo si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Spinge cedendo il pallone lungo. Ecco Dybala. È davvero una bella serie di passaggi questa. La mette in avanti. Danilo legge bene l'azione, blocca il pallone. La gioca in area. E l'arbitro chiude qui la partita. Hanno giocato una grandissima partita e hanno un posto in finale. Dovranno arrivarci con la stessa compattezza, con la stessa voglia di vincere che abbiamo visto oggi. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Questo è un grande traguardo, Fabio. Arrivare alla finale di una competizione così importante è il sogno di ogni giocatore. Adesso avranno il tempo di preparare questa partita e di affrontarla con lo stesso spirito.